Per cucinartusi.it oggi sono arrivato sino a Realmonte e siamo praticamente sopra la Scala dei Turchi, ristorante Madison che accoglie da tantissimi anni, ormai credo che questa sia la nuova edizione, sì. Sicilia in bolle. Ma tu sei oggi Francesco Baldacchino, presidente AIS Sicilia, ma sei anche, sei stato delegato, fai parte della delegazione di Agrigento, siamo in provincia di Agrigento, quindi penso che tu avrai visto tante annate, tutte le annate, mi viene di dire annate, dico, no, di Sicilia in bolle. Sì. Ma com'è nata questo evento 9 anni fa e come si è ingrandito? 9 anni fa è nato, diciamo, anche per scommessa, perché io insieme a un paio di colleghi della nostra delegazione ci trovavamo in quel del Vinitaly e si parlava degli spumanti così in generale, tra i vari Franciacorta, Oltre Popovese, Trento Doc e altro, e anche gli stranieri come lo champagne, ci inserimmo noi dicendo che anche noi in Sicilia facevamo degli ottime spumanti bollicine. Ottime bollicine, parlo di 10 anni fa circa. Non vi spiego la faccia che hanno fatto i nostri colleghi del nord, però qualcuno dico, sì, ma assolutamente. Mi ha dato fastidio soprattutto una battuta che ci fece un grande enotecario italiano. Sai, con la temperatura che avete voi, grandi rossi sì, grandi passiti, vini da dessert sì, però io non riesco a immaginare uno spumante siciliano. Anzi, ti dico di più, ministro dell'agricoltura io vorrei una legge che proprio vieti la produzione di spumanti da Napoli in giù. Certo, lui l'ha detto così, scherzando, però è stato così, come una sfida. Ha fatto un buco, diciamo, così. Assolutamente, sai, io poi ho parlato e ho elencato alcune delle nostre produzioni, poi ci siamo sentiti un po' con gli altri ragazzi, io ho riferito questa frase che mi ha colpito e ho detto, secondo me dobbiamo organizzare qualcosa che possa così dare una visibilità, ma sai, ma più che altro dare visibilità alle nostre produzioni spumantistiche. Ecco, il motivo è nata così. Come dopodiché, punto di rivalsa. Assolutamente. Il Madison, perché? Quindi mi allaccio pure a quest'altro discorso, perché abbiamo pensato di fare qualcosa di brioso, così estivo, fresco, sulla spiaggia o vicino alla spiaggia. Mimmo, il proprietario, è un nostro carissimo amico. Siamo andati da lui e abbiamo proposto la cosa. Lui dopo 10 secondi, vabbè, ci sono. Sì, vabbè, ma fatti spiegare. No, io ci sono. E quindi da lì è nata la prima edizione Sicilia in bolle. Beh, e come è fatta a diventare così grande però? Perché oggi, scusami, questa edizione vede una cena di gala, oltre ai soliti banchi d'assaggio, ci sono masterclass esclusive. Dico, sì. Come ha fatto a diventare così importante? Grazie al merito, diciamo, sì, lo voglio, i ragazzi sono stati, sì. Il pubblico e le aziende. Io ricordo la prima edizione, noi siamo riusciti a malapena a raggruppare 22 o 21 aziende, proprio siamo andati a cercarle sui siti, telefonate ai colleghi di Palermo, di Catania, convincerle, no, devo dire convincerle, no, perché molti convidavano, diciamo, forse aspettavano questa occasione, per il momento per lanciarsi, quindi erano poche le realtà che producevano spumante. E adesso alla nuova edizione abbiamo avuto 53 adesioni come aziende, più altri gruppi. Abbiamo un po' di numeri, 53 aziende che... oltre 200 etichette in degustazione, perché ripeto, 10 anni fa avevamo possibilmente un'azienda con un'etichetta, adesso la stessa azienda fa 3-4 etichette, quindi è cresciuto anche questo. Devo dire anche che è cresciuta molto la qualità degli spumanti, perché 10 anni fa eravamo secondo me in una fase per qualche azienda di sperimentazione, ora le stesse aziende che, diciamo, 10 anni fa sperimentavano adesso hanno avuto riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale nelle maggiori guide. Ecco, sono felice, siamo felici, il gruppo Sicilia in bolle, di aver dato un nostro contributo per l'ascesa degli spumanti e le bollicine regionali. Quest'anno chi ha organizzato Sicilia in bolle?
Calabronda, oltre all'Agrigento, allora, chi l'ha aiutato? No, è da alcuni anni che la delegazione dell'Agrigento, quindi io l'ho delegato insieme all'AIS Sicilia, organizzavamo, diciamo, l'evento, quindi è sempre stato un binomio, forse le prime due edizioni, perché era considerato un evento un po' più da delegazione, però visto sì, le presenze, visto le adesioni, visto le cantine partecipanti, c'era così bisogno di avere il supporto di Mamma AIS Sicilia, che ci sosteneva. Dal terzo anno camminavate? Sì, sì, sì. No. All'inizio da soli, dal terzo quarto anno in poi, poi abbiamo fatto insieme da AIS Sicilia e continuo adesso, io i ragazzi, io mi divido un po', perché adesso essendo il presidente di AIS Sicilia mi sento un po' di là. Però dico, il binomio è vincente, per fortuna, e va avanti. Bene, questa sera grande serata di gala, cena di gala con Salvatore Gambuzza, è ospite di questo territorio il già stellato Claudio Ruta. Sì. E adesso ci apprestiamo a questa masterclass sugli champagne. Questa è la piccole quarta. Maison, però. Sì, piccole maison di nicchia, se mi passi il termine. E abbiamo in esclusiva oggi l'assaggio di due spumanti che vengono prodotti nel sud dell'Inghilterra, sì, sì, sì. Che è una zona che secondo me, e anche secondo gli esperti, adesso ci si ritrova col clima che 50 anni fa c'era nella regione dello Champagne, grazie al surriscaldamento terrestre. Grazie per loro. C'è quel clima perfetto per la produzione del Champagne che c'era in quella zona, quindi nella zona dello Champagne, adesso si è spostato un po' più a nord, esattamente in quella zona a sud dell'Inghilterra. Beh, possiamo dire che questa Sicilian Bowl è stata importante 9 anni fa per dare, diciamo, un po' di visibilità ai pionieri della bollicina siciliana, ma oggi è diventato un supporto importante. Sì, adesso sì, adesso sì. Domani abbiamo una tavola rotonda con grandissimi esperti del settore, faremo un grandissimo, un interessantissimo. Gioacchino Bonsignore so che verrà a condurre questa tavola. Sì. Abbiamo la presenza dell'IRVO, dell'Istituto Regionale Viticolo di Sicilia, dell'Associazione Sostain, che si occupa di ecosostenibilità per quanto riguarda le aziende vitivinicole, quindi avremo loro, avremo la presenza di alcuni giornalisti importanti, di alcuni produttori, insomma sarà una bella cosa, e parleremo proprio del green, dell'ecosostenibilità anche in questo comparto. Bene, in una parola sola, Sicilian Bowl. Esattamente. Perfetto, grazie Francesco, io vi seguirò fino a domani con i banchi d'assaggio, e adesso vediamo se riesco a fare qualche altra intervista, magari un po' più mangereccia, vediamo. Però prima dell'intervista mangereccia che faremo con lo chef, certo, dobbiamo curare anche un po' il beveraggio. Certo. E sono infatti con Luigi Salvo, delegato AIS Palermo e provincia, sì, al quale vorrei chiedere la domanda delle 100 pistole. Ma queste bollicine siciliane, in una battuta, sì, dove stanno andando? Stanno crescendo. Siamo arrivati a 1,5 milioni di bottiglie nel 2022. Quindi una crescita quasi quadrupla negli ultimi 10 anni, tanto Charmat quanto metodo classico, alcune di grandissimo livello, altre di buon livello, altre devono trovare la granatura del cerchio. Siamo abbastanza giovani nella produzione delle bollicine, quindi non dobbiamo essere troppo severi. Beh, quando abbiamo cominciato a imbottigliare il vino, diciamo, non è che era meglio. Certamente, certamente. E fare bollicine è ancora più difficile, infatti, no? Infatti. Per cui innanzitutto inviterei a bere siciliano, bere bollicine siciliane, e invitiamo i produttori a produrre più bollicine, a migliorare la qualità di quelle che ancora devono trovare. E tu lo puoi dire perché hai avuto esperienze in tutto il mondo come giudice, però tantissime belle bottiglie di metodo classico, tantissime belle bottiglie di Charmat, cioè il metodo in autoclave, quindi si può scegliere con attenzione. Grande scelta. Sì, assolutamente. Perfetto, grazie Luigi, ma dobbiamo intervistare lo chef. Vai. E infatti chi ti trovo a casa Barbadoro nel territorio di Agrigento? Salvatore Gambuzza, perché con Claudio Ruta preparerà questa cena di gala di Sicilian Bowl.
Parliamo un po' di questa cena, cosa mangeremo? Allora, stasera ci sarà pure il nostro amico pastry chef Vaionella, che viene dal territorio di Sciacca. Questo mi rincuora, ma so che voi sapete fare i dolci, però il pasticcere mi rincuora. Il pasticcere in queste serate è d'obbligo, e Vaionella è una persona, secondo me, giusta per questa serata. Oggi, stasera, parleremo di tanto territorio, sarà un gioco di ingredienti particolarissimi. Per esempio? Per esempio ci sarà il melograno e il fiore di fichi d'India essiccato, dove abbiamo estratto una tisana che verrà ridotta quasi al 100% ed avere praticamente un succo talmente delicato che richiama i sapori del fichi d'India e del cedro pure. Ah, e poi? Particolarissimo. Poi abbiamo... Nel mio piatto particolare, il secondo, ho abbinato il caffè arabica con il cardamomo. Ha fatto una tostatura separata, dopo li ho messi insieme e servirà come abbinamento finale al piatto stesso, dove ci sarà la cipolla paglina di Castrofilippo, un prodotto spettacolare, che non usiamo tanto, però secondo me è un prodotto veramente spettacolare. Utilizzeremo le patate ragusane in un modo molto particolare. E utilizzeremo il merluzzo di Sciacca, la qualità poi è la più pregiata. Qualche piatto di Claudio lo dobbiamo citare però. I piatti di Claudio sono... Uno che ti è piaciuto di Claudio. Sono particolarissimi, lo sai perché sono particolarissimi? Anche perché una semplice cosa, una semplice pietanza è fatta da 1000 ingredienti. Lui utilizza tanti ingredienti messi assieme con un equilibrio estremo. Io lavoro di più sulla materia prima, come è strutturata, sulle proteine, sui carboidrati, cerco di fare gli abbinamenti, e quest'anno non ha fatto il caffè qualcosa di particolare con merluzzo. L'ho presentato in quelle di Taormina e ha riscosso molto successo, e stasera lo presento qui in una forma leggermente più, come grammatura più abbondante. E dei piatti di Claudio quale ti è piaciuto di più? Ma guarda, i piatti sono particolari, dal primo... Uno che tu preferisci e che non vedo l'ora di assaggiare. Vabbè, già li avrei assaggiati però... No, non li ho assaggiati. Diciamo gli starter, le amuse-bouche sono particolarissime, che sono tre amuse-bouche un po' particolari. L'ho lasciato fare a lui, perché chi meglio di lui può, è un grande interprete della cucina siciliana. E, niente, so che c'è anche zafferano. C'è zafferano, ci sono molti ingredienti del territorio forniti dal Diodolos, il pistacchio di Raffadali, che è veramente un bene prezioso di cui noi dobbiamo fare uso. È vero, abbastanza, è vero, noi dobbiamo parlare tanto, come la cipolla paglina, il pistacchio di Raffadali, il miele. Ho assaggiato molto buono anche il succo di melograno che fanno qui. Ti dico che stasera sarà un tripudio di sapori. Bene, e allora, arrivato a questo punto, io posso chiudere con il mio solito per cucinartusi.it. Io ho finito qui, ma per cucinartusi, ma io adesso continuo perché devo assaggiare. Assolutamente.